insieme alla finanza, protagonista della seconda amatissima stagione della serie Sky Devils, c'è un altro grande protagonista, l'arte. Il mondo dell'arte è strettamente legato alla finanza. Come si sa, le persone che fanno finanza amano il bello ed il lusso, e sicuramente l'arte fa parte di queste due categorie. Per la prima volta, credo, al mondo, la serie di Sky Devils utilizza solo quadri originali. Nessun quadro presente della serie è una replica. Addirittura il maestro Giuseppe Gallo, uno dei più importanti artisti, pittore, scultore italiano, ha realizzato alcune opere ad hoc per la serie. Tutti i quadri dello studio di Dominic Morgan, Patrick Dempsey, nella serie sono opere del maestro Gallo. E alcune di queste, come dicevo, sono state realizzate per la serie utilizzando parole presenti negli script o immagini che parlassero del mondo della finanza. Accanto a queste opere, negli studi della banca, della NIL o in altre location, sono state utilizzate opere appartenenti a un grande collezionista romano, che è Pino Calabresi, uno dei più importanti collezionisti italiani. Dalla collezione privata Calabresi sono giunte opere di Chia, Schifano, di Ruffo, Emily Sartor e Aldo Mondino. Accanto a queste opere, tutte di grande rilevanza, c'è un'opera che è stata utilizzata sul finale della serie, un'opera di Mario Della Vedova fatta apposta per questa serie anch'essa. A questa opera si lega uno snodo narrativo importantissimo che lancerà la terza stagione della serie. Quindi buona visione e adesso attenti all'arte presente in Devils.